Benvenuti alla quindicesima puntata di Sport News di Sicilia Magazine, trasmissione realizzata in collaborazione col periodico di informazione provinciale Maretna. In questa puntata, come sempre, spazio al calcio a 5 con i campionati di Serie D allievi e giovanissimi, ma anche al calcio a 11 giovanile e parleremo infine anche di basket. Partiamo subito con il calcio a 5, i risultati, le classifiche, il prossimo turno dei gironi A e B del torneo di Serie D e il commento su quest'ultima giornata di campionato trascorsa. Vediamo i risultati del girone A del campionato di calcio a 5 di Serie D, quinta di ritorno, Audax Poerio Atletico Palagonia 7-5, femminile Catania NB Mister Bianco 0-5, Sporting Catania PGS Virtus Catania 4-1, Sport Club Scordia tutta Catania 8-2, ha riposato la PGS Sporting Don Bosco. La classifica nel girone A con lo Sporting Catania al comando 36 punti, NB Mister Bianco 31, Sport Club Scordia 25, Atletico Palagonia 21, PGS Virtus 18, femminile Catania 15, Audax Poerio 12, tutta Catania 9, esclude lo Sporting Don Bosco ancora fermo a quota 0 punti. Il prossimo turno del girone A con le partite Atletico Palagonia Sporting Catania, PGS Virtus Femminile Catania, Sporting Don Bosco Sport Club Scordia, tutta Catania Audax Poerio, riposerà la NB Mister Bianco. Nel girone B questi i risultati: AC Galatea Città di AC Catena 7-1, Libertas AC Real Sant'Alfio Calcio 2-7, Nicolosi Calcio Giarre 7-7, Real Fiumefreddo Via Grande C5 9-2. In classifica nel girone B troviamo al comando una coppia, AC Galatea e Nicolosi, con 25 punti, Sant'Alfio Calcio 21, Calcio Giarre 17, Via Grande C5, Real Fiumefreddo 14, Libertas AC Real 7, Città di AC Catena 4. Il prossimo turno nel girone B vedrà le partite Calcio Giarre, AC Galatea, Real Fiumefreddo, Libertas AC Real, Sant'Alfio Calcio Nicolosi e Via Grande C5, Città di AC Catena. Nessuna sorpresa nel girone A del campionato di Serie D di calcio a 5. Lo Sporting Catania non si ferma, continua a mantenere la leadership e corre veloce verso la promozione. Alla squadra del presidente Tuccio Testa mancano ormai solo due vittorie per poter festeggiare il salto in Serie C2. Lo Sporting ha ben 5 punti di vantaggio sulla NB Mister Bianco. Ai mister bianchesi mancano 3 partite, alla Sporting Catania ne mancano 4, quindi 2 vittorie ancora e poi la formazione allenata dal mister Gianni Paladino potrà spiccare il volo in Serie C2. Intanto nella scorsa giornata disputata i catanesi hanno piegato la PGS Virtus Catania nella stracittadina con il punteggio finale di 4-1. Lo Sporting Catania ha dominato la partita, una gara a tratti anche nervosa con qualche fallo di troppo. Per lo Sporting è andato a segno Ivan Puglisi, quindi Ivan Musumeci, doppietta di Prestia. Per gli ospiti a segno con Giù. La NB Mister Bianco ha approfittato del momento non certo facile della femminile Catania ed ha espugnato il campo del Camaleonte di Santa Caterina Battiati con un perentorio 5-0. In evidenza in questa 14ª giornata anche lo Sport Club Scordia del tecnico Gaetano Calandra, che ha superato tutta Catania con un punteggio roboante 8-2 in finale, con tripletta di Fabio Mangoro, doppietta di Pilota, doppietta di Ferro e una rete anche di Andrea Mangoro a completare il festival del gol dello Sport Club Scordia. Le emozioni e i colpi di scena non mancano invece nel girone B della Serie D, dove adesso c'è stato un nuovo ribaltone verso la classifica. Nicolosi raggiunto nuovamente dall'AC Galatea, entrambe le squadre comandano con 25 punti, a seguire Sant'Alfio Calcio che di punti ne ha 21. Nella scorsa giornata disputata l'AC Galatea ha strapazzato il Città di AC Catena con un netto finale di 7-1. Il Nicolosi invece è stato bloccato dal Calcio Giarre un po' a sorpresa sul 7-7. Il Real Fiumefreddo ha battuto a sorpresa il Via Grande C5, che pure attraversava un ottimo momento di forma con il punteggio finale di 9-2.
è tornato alla vittoria meritatamente il Sant'Alfio Calcio con un perentorio 7-2 attivato il terreno di gioco della Libertas AC Real, rilanciandosi così in classifica. Adesso è all'inseguimento delle due battistrada AC Galatea e Nicolosi. Bentornati in studio, adesso con l'aiuto della regia andremo a vedere i risultati, le classifiche del prossimo turno dei due gironi del campionato allievi e la partita tra la Meta C5 e la Sportland 2000 di Augusta, servizio di Luciano Di Stefano. Risultati del campionato degli allievi di calcio a 5, girone A, sesta di ritorno: Ardo Orsales Sport Club Maletto 26-6, Meta C5 Sportland 2000 15-4, Sporting Don Bosco La Meridiana B 3-2, ha riposato la Libertas Catania Nuova. Classifica del girone A, al comando la Meta C5 27 punti, già prima, Libertas Catania Nuova 21, Sportland 2000 14, Ardo Orsales 8, Sport Club Maletto 5, Sporting Don Bosco 3, la Meridiana B è fuori classifica. Il prossimo turno nel girone A, che è l'ultimo della regular season prima dei playoff, con le partite Sportland 2000 Ardo Orsales, Libertas Catania Nuova, Meta C5, Sport Club Maletto, Sporting Don Bosco, riposa la Meridiana B. Passiamo adesso con l'aiuto della grafica al girone B. Nel girone i Calatini Junior Ramacca 5-6, la Meridiana A, la Meridiana C 7-10, Rinascita San Giorgio AC Platani 5-7, ha riposato l'Alfa Sport. In classifica nel girone B abbiamo al comando la Meridiana A 27 punti, AC Platani 19, Calatini 15, Alfa Sport 9, Junior Ramacca 6, Rinascita San Giorgio 4, la Meridiana C è fuori classifica. Il prossimo turno nel girone B invece vedrà le partite la Meridiana C, Calatini, AC Platani, la Meridiana A, Alfa Sport, Rinascita San Giorgio, riposerà Junior Ramacca. Con un turno di anticipo e con la solita grandinata di gol ai danni dello Sportland 2000, la Meta C5 vince il girone A del campionato allievi e accede alla successiva fase prevista per la categoria. Gradevole il match disputato al campo della MM Futsal, con la Sportland 2000 che nonostante il passivo ha giocato una buona gara. Gli augustani in avvio, al terzo minuto e al sesto, colpiscono per ben due volte con Purgino e Argentino, che a sorpresa mettono sotto la meta per 0-2. Mister Sebri Frida non si agita più di tanto dalla panchina, è consapevole della forza dei suoi ragazzi e sa che la partita è solo all'inizio. La meta comincia a macinare gioco e fioccano le realizzazioni. Alla fine il tabellino riporterà ben 15 reti dei puntesi, così ripartite. Triplette di Nicolosi, Leonardi e Bocchieri, doppietta di Belfiore, poi Lo Cicero, Maccarrone, Grasse e Musumeci. Le realizzazioni della meta venivano intervallate da due gol dello Sportland ad opera di Intagliata. Da sottolineare la grande correttezza in campo, con il massimo rispetto fra i ragazzi e nessuna protesta verso il direttore di gare, signor Barbagallo di Acireale, che ha ben arbitrato la partita. Meta dunque promossa alla fase successiva, mentre lo Sportland spera nell'ultima gara del campionato per staccare il passo per la disputa dei playoff.
C'è ancora tanta strada da fare? Un po' c'è. Oggi solita grandinata di gol, uno Sportland che non vi ha inserito più di tanto comunque. Vabbè, ci siamo abituati, un po' di calcio a 5 si vede nelle finali nazionali. Ancora qua non c'è niente di chi. Adesso il difficile deve ancora venire. Sì, certo, abbiamo davanti una stagione ancora lunga, non ci diamo vittoriosi per queste vittorie in campionato, anche se fa morale. Sappiamo che i nostri obiettivi sono ben altri, di certo facciamo bene partita dopo partita per prendere i 3 punti e questi passi per le finali. Il mister oggi ti ha dato un po' di spazio? Sì, penso di averlo ripagato alla grande. Campionato che si avvia alla fine, siete comunque soddisfatti di quanto siete riusciti a costruire in quest'anno? Sì, molto soddisfatti, pensiamo insomma di concludere il campionato al terzo posto, vediamo se ci riusciamo e continuare a fare i playoff, ma senza, qui ho visto che la squadra del Meta è molto ben messa in campo, tutto sommato il campionato è andato bene. I ragazzi si sono divertiti ed è stata una bella soddisfazione. Mister, parliamo dello Sportland 2000, una società possiamo dire modello, siete presenti in tantissimi campionati, anche nel calcio 11, insomma ad Augusta è davvero una realtà da sottolineare tantissimo. Sì, una bella realtà guidata magistralmente da Tony Costa, il mister per eccellenza, che sta dando ottimi risultati nel campionato regionale di calcio 11 con 8 vittorie consecutive. Ricordiamo che Augusta è una piazza calcistica molto ambita, anche delle tradizioni passate davvero notevoli. Eh sì, col Megara Augusta che ha militato insomma in alte sfere, però insomma ci difendiamo anche con il nostro calcio giovanile. Anche se il calcio a 5 ha segnato davvero un pezzo di storia incredibile nella storia del futsal anche nazionale. Eh sì, con l'Augusta C5 che è arrivata ai vertici della Serie A facendo anche le finali di Final Four di Coppa Italia, è andata bene anche con il calcio a 5. Mister, lei da quanto tempo è nel calcio? Ma da un paio di anni, sto seguendo il mister Costa con i suoi allenamenti e mi trovo abbastanza bene, lo seguo attivamente. C'è qualche campioncino, avete qualche campioncino in casa, magari è arrivata qualche richiesta da qualche società più titolata? Sì, abbiamo 2 ragazzi che sono visionati in questo momento da società blasonate, speriamo di portarli insomma, a fine campionato e di vederli insomma, in queste squadre. Comunque il cammino dello Sportland prosegue, un binomio di crescita, di educazione e di crescita sportiva. Sì, sicuramente, infatti teniamo molto alla disciplina in campo, come avete ben visto, non abbiamo avuto espulsioni, ammonizioni, teniamo tantissimo soprattutto alla disciplina e al gioco del calcio, insomma, fatto realmente. Perché comunque la squadra avversaria era sul piano tattico e anche sul piano fisico comunque superiore rispetto a noi e questo si è sentito. Un giudizio rapido su questa gara, la meta forse di un altro pianeta? No, di un altro pianeta no, si allenano, sanno girare la palla, ma di un altro pianeta no. Allora, parlaci rapidamente di te, età, ruolo, da quanto tempo giochi a futsal? Io ho 15 anni, faccio il portiere, gioco questa squadra da ottobre più o meno e niente, frequento il liceo scientifico. Intagliato, andiamo per te, una breve scheda. 16 anni, pratico il futsal da 10 anni, quando avevo 6 anni, però gioco nello Sportland da ottobre. Come vi trovate in questa società? Ad Augusta, parlavamo prima con il mister, è davvero ben radicato il calcio al 5, ma avete mai pensato anche al calcio 11? Sì, sì, certo, lo Sportland si dedica per la maggior parte del tempo al calcio 11,
però preferisco il futsal. E allora, okay. Il campionato sta per concludersi, a questo punto cosa vi augurate da qui appunto alla fine, anche se manca una sola partita? Ma un bel terzo posto comunque, i playoff, di riuscire ad arrivare ai playoff. Idem. Ringraziamo questi due protagonisti della Sportland e gli auguriamo buon proseguo di torneo con lo Sportland. Grazie, buona serata. Adesso riflettori puntati sul campionato dei giovanissimi, andremo a vedere i risultati, classifiche, prossimo turno dei gironi A, B e C. Risultati del campionato dei giovanissimi calcio a 5, girone A, sesta di ritorno, la Meridiana C, Alfa Sport 4-7, Ramacchese, Sporting Don Bosco 9-2, hanno riposato Junior Ramacca e Bizzini Nuova. Vediamo la classifica del girone con Ramacchese al comando, 21 punti, Alfa Sport 18, Junior Ramacca 6, Vizzini Nuova 2, Sporting Don Bosco 1, la Meridiana C fuori classifica, Aquile Calatine è stata esclusa dal campionato. Il prossimo turno nel torneo del giovanissimi con Alfa Sport, Ramacchese, Sporting Don Bosco, Vizzini Nuova, riposeranno la Meridiana C e Junior Ramacca. Risultati del campionato dei calcio a 5, girone B dei giovanissimi, sesta di ritorno, Catania Librino, San Pietro Clarenza 6-0 per rinuncia, Catania Nuova B, la Meridiana 0-19, Procalcio Sicilia, Rinascita San Giorgio 9-7, riposato l'Achire. In classifica nel girone B, la Meridiana al comando 27 punti, Catania Librino 17, Procalcio Sicilia 16, Rinascita San Giorgio 14, San Pietro Clarenza 9, Chire 2, Catania Nuova B è fuori classifica. Il prossimo turno, Chire Catania Librino, San Pietro Clarenza Catania Nuova B, la Meridiana Procalcio Sicilia riposerà Rinascita San Giorgio. Risultati del girone C del campionato dei giovanissimi di calcio a 5, sesta di ritorno, la Meridiana B via Grande C5 3-14, Sicilia Tennis Catania Nuova 13-3, Zafferana Meta C5 3-8, ha riposato la Noir e Blanc. In classifica Noir e Blanc Meta C5 30 punti, Catania Nuova 21, via Grande C5 15, Sicilia Tennis 12, Zafferana 9, la Meridiana B fuori classifica, Lingua Glossa esclusa dal campionato. Il prossimo turno, anche qui come negli allievi, l'ultimo della regular season con le partite Catania Nuova, la Meridiana B, Meta C5, Noir e Blanc, Via Grande C5, Zafferana, riposa Sicilia Tennis. Adesso largo spazio ai campionati giovanili di calcio 11, in modo particolare ci concentriamo sugli allievi provinciali con il successo nel girone D della Libertas Catania Nuova di Claudio Freni sulla Junior Catania per 8-0, servizio di Luciano Di Stefano. Inoltre seguiremo le prodezze dei Real Aci e di Sifonia Acireale, entrambe hanno pareggiato nella scorsa giornata. Nessun problema per la Libertas Catania Nuova nel match casalingo contro il fanalino di coda Junior Catania, con un ampio successo per 8-0 che consolida il terzo posto dei ragazzi di Claudio Freni. Gara pressoché senza storia, con il parziale del primo tempo che si ferma sul 4-0, grazie alla doppietta di Carmelo Romano e alle realizzazioni di Raccuglia e Battiato. Nella ripresa il tecnico di casa Claudio Freni dà spazio a tutti i suoi ragazzi che inizialmente erano partiti dalla panchina, dando così la possibilità a tutti i componenti della rosa di mettersi in evidenza. Il Catania Nuova arrotonda così il punteggio con il rigore procurato e trasformato da Vintaloro, il bel gol dalla distanza di Battiato e la marcatura di Di Giovanni, abile ad inserirsi in aria dalla sinistra e trasformare con un preciso tiro. Raccuglia completa il tabellino della gara al 31esimo, siglando la sua personale doppietta con una bella azione iniziata sulla tre quarti e concluso con un potente tiro sotto la traversa. Poco da dire sulla Junior Catania. Volenterosa la prestazione dei ragazzi di Mister Zuccarello, ma i valori tecnici in campo hanno espresso chiaramente il loro verdetto. Il Catania Nuova invece prosegue spedito verso la fase finale di questo girone, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere un posto utile per l'accesso ai playoff. Il trainer Claudio Freni smorzi facili entusiasmi, ma sa benissimo che può disporre di una squadra che ha raggiunto un buon grado di personalità, oltre ad un buon spessore tecnico-tattico. Oh.
Di giocare una buona fetta del secondo tempo anche per fare un po' di esperienza. Hai preso il posto di Locascio, il portiere titolare? Sì, ho preso il posto di Locascio, che infatti saluto e devo ringraziare il mister che mi sta dando molta fiducia quest'anno, nonostante io sia un 2000, quindi è il primo anno che gioco con lui, anche se l'anno scorso qualche partita l'ho fatto lo stesso, però devo ringraziare al mister Freni per la fiducia che mi sta dando, sia per il calcio a 5 che per il calcio a 11. Anche per te c'è stato spazio oggi in questa squadra? Sì, mi ha fatto entrare al posto di Andorino Pintaloro e mi ha dato questa fiducia. Com'è andata? Per me è bene. Per te? Per me è andata bene, anche che sono già al secondo tempo per disturbo al piede, è andata molto bene, ho giocato penso in gamba e mi sarà fiero di noi. Comunque, in ogni caso questa Junior Catena certamente non è stata la squadra che vi ha messo in difficoltà. Non tanto, però sul primo tempo sono stati più, avevano più grind, però al secondo tempo poi sono calati un po'. Prosegue la vostra corsa verso le alte sfere? Sì, a noi questo punto della stagione cosa pensi? Vogliamo raggiungere il primo posto, perché credo che è la meta più orgogliosa di tutti noi, e spero io come tutti noi di arrivarci molto in tempo. Per te? Anche per me, sì, speriamo di arrivare primi, soprattutto per il nostro presidente, il signor Turicascio. La partita non fa classifica, ma non per questo il Real Aci molla la presa. La capolista del girone D del campionato degli allievi provinciali non si ferma neanche contro la giovani Leoni. Le due formazioni danno vita a un match molto combattuto, punteggio finale di 1-1 con il pareggio degli padroni di casa del mister Giuseppe Gulisano, siglato dal capitano Michele Loreto con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dell'area. Incontro equilibrato, combattuto, in cui il Real Aci ha dato il massimo, dimostrando ancora una volta la sua forza e di avere tutte le carte in regola per vincere la classifica e quindi poter disputare con tranquillità le finali e i play-off. In casa Real Aci adesso i riflettori si accendono sul match interno di domenica mattina, quando al comunale di Aci Reale arriverà lo Sporting Trecastagni, una squadra in lotta per i playoff, quindi un altro match importante che non va affatto sottovalutato.
Risultati del campionato allievi provinciali, girone D, quarta di ritorno, Sporting Trecastagni, Clan dei Ragazzi 1-1, Real Catania, Pianeta Catania 3-3, Real Aci, Giovani Leoni 1-1, Noire Blanc, Team Sport 3-0, Libertas Catania Nuova, Junior Catania 8-0, Aci Bonaccorsi, Città di Aci Catena 3-0. Classifica, in fuga il Real Aci 40 punti, seguono Libertas Catania Nuova e Giovani Leoni 33, Clan dei Ragazzi 32, Real Catania 28, Sporting Trecastagni 26, Aci Bonaccorsi 19, Noire Blanc 18, Pianeta Catania 9, Team Sport 5, Città di Aci Catania 4, Junior Catania chiude con 3 punti. Prossimo turno con le partite Clan dei Ragazzi, Real Catania, Giovani Leoni, Città di Aci Catena, Junior Catania, Noire Blanc, Pianeta Catania, Libertas Catania Nuova, Real Aci, Sporting Trecastagni, Team Sport, Aci Bonaccorsi. Il bicchiere della Sifoni Aci Reale mezzo pieno. La formazione acesi ha pareggiato in trasferta nel campionato degli allievi provinciali Girone E sul campo del Città di Mascali per 2-2. Il bicchiere però è mezzo pieno e mezzo vuoto, perché osando di più la formazione allenata dal tecnico Pennisi avrebbe potuto sicuramente portare a casa l'intera posta in palio, quindi 3 punti importantissimi nella lotta per i playoff. Il tecnico infatti a fine gara non era molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. A questo punto è d'obbligo il riscatto domenica mattina in casa al vecchio comunale di Aci Reale contro il Lingua Glossa, una squadra comunque ben organizzata che ha 6 punti in classifica in meno rispetto alla Sifoni Aci Reale, quindi una gara tutta da vivere e da seguire. Contro il Città di Mascali la Sifoni Aci Reale, passata in svantaggio per 1-0, è riuscita a pareggiare grazie a Sebi Pennisi. Quindi il 2-1 dei padroni di casa, nel finale un rigore un po' dubbio fischiato dall'arbitro ha permesso a Leonardi di realizzare il gol del definitivo 2-2. Sifoni Aci Reale in piena corsa per un posto nei playoff, ma domenica occorrerà vincere. Risultati del campionato di calcio allievi provinciali Girone E, quarta di ritorno, Città di Mascali, Sifonia 2-2, Ionia Calcio Maniace 13-3, Junior Giarre Randazzo 1-8, Lingua Glossa Nebrodi 1-0, Russo Calcio Calatabbiano 1-0, ha riposato in questo turno il Città di Giarre. La classifica del Girone E al comando, Ionia Calcio Riposto 37, Randazzo 31, Russo Calcio 28, Calatabbiano e Sifonia 27, Lingua Glossa 21, Città di Mascali 18, Nebrodi 14, Maniace 12, Junior Giarre 3, Città di Giarre chiude con 0 punti. Il prossimo turno nel Girone E vedrà le partite Maniace, Junior Giarre, Calatabbiano, Ionia Calcio Riposto, Città di Giarre, Nebrodi, Randazzo, Città di Mascali, Sifonia, Lingua Glossa, riposerà la Russo Calcio. Spazio adesso al campionato dei giovanissimi provinciali con la Pianeta Catania che è stata superata in casa dalla Invictus con il finale di 6-1, servizio curato da Luciano Di Stefano. Bella affermazione esterna della Invictus che supera a domicilio il Pianeta Catania per 6-1. Il punteggio ha assunto dimensioni più ampie solo nella seconda frazione di gioco. Il primo tempo si era chiuso infatti sull'1 pari, con Milazzo che portava avanti l'Invictus, raggiunto nel finale da Marco Barbagallo, che dopo aver preso palla sullo tre quarti, superava di slancio un paio di difensori e insaccava con una bella conclusione appena entrato in area di rigore. La svolta del match avviene nei primi 5 minuti della ripresa. Porto era lesto al primo minuto ad approfittare di una corta respinta del portiere di casa e insaccava agevolmente. D'Angelo, qualche minuto dopo dalla distanza, lasciava partire un gran tiro che finiva la sua corsa direttamente in gol.
3-1 e gara tutta in discesa per l'Invictus, mentre i ragazzi di casa, guidati da mister Mario Valastro, accusavano il passivo e stentavano a riorganizzarsi soprattutto in fase di proposizione. Bonaventura allungava con due prodezze personali il vantaggio ospite. D'Angelo, sul finire di gara, siglava il definitivo 6-1. Nessun dramma in casa Pianeta Catania, del resto lo spirito di questo sodalizio, retto dal presidente Tino Nicolosi, è quello di contribuire alla crescita calcistica di questi ragazzi, che sicuramente nella prossima stagione faranno tesoro dell'esperienza accumulata nel campionato che stanno disputando quest'anno alle direttive del trainer Mario Valastro. Di età inferiore a noi, il Pianeta Catania, una bella squadra, una squadra formata da tutti gli esordienti, magari noi qualcuno di un'età inferiore anche alle aspettative. Lo scopo è stato quello di divertirsi con dei ragazzi, stare in un contesto dove lo sport sicuramente premia la voglia dei ragazzi di giocare, è quello che conta. Noi come allenatore dobbiamo far capire ai ragazzi che non conta la vittoria, ma conta almeno il divertimento. Mister, ci presenti i suoi ragazzi, sì, questi due accanto? Roberto D'Angelo, classe del 2003, un prodotto che abbiamo da 3 anni, che seguiamo dall'Invictus da 3 anni, sto facendo crescere, e anche se il primo anno che gioca nei giovanissimi, però ha una buona esperienza, visto che gioca da almeno da 10 anni, quando era piccolo, quando aveva 5 anni. Poi abbiamo Filippo Milazzo, che è una nuova pedina, l'anno scorso era a Catania 80, quest'anno ha voluto sposare il nostro progetto dell'Invictus, è un 2001, un attaccante di esterno sinistro, che quest'anno vuole mettersi in mostra in questo campionato provinciale, che è un campionato che ha sempre la sua valenza, nel senso per dimostrare le capacità dei ragazzini. Di questa esperienza calcistica cosa ne pensi? Il tuo obiettivo qual è? Vuoi arrivare in Serie A magari un giorno? Anche di più. Allora hai delle mire davvero ambiziose, lo stai dimostrando anche in campo comunque. Grazie. Il tuo idolo calcistico qual è? CR7. E la squadra per la quale tenete? Real Madrid. Giocate in una società che ha delle ambizioni, quest'anno ci sono anche delle possibilità di ingresso ai playoff, per arrivare poi dove? Ai regionali, è difficile il campionato, ci sono squadre molto forti, ci sono anche squadre molto più forti di noi, però ce la possiamo fare se continuiamo così, continuiamo con questo ritmo, possiamo farci. Benissimo, ringraziamo i due giovani calciatori dell'Invictus. Mister, invece approfondiamo l'argomento con lei, ci parli un po' delle sue esperienze personali nel calcio. Allora, il tesserino da quanto tempo ce l'ha? Allora, e sì, sono, le squadre che ha allenato? Sì, sono allenatore dal 2006, come tesserino, ho fatto il corso UEFA B. Le mie esperienze calcistiche, a parte di giocare a calcio, ho allenato per 6 anni da San Pio, campionati giovanissimi e allievi regionali, poi ho sposato il progetto di Enzo Marchetti.
Marchese, un grande amico mio, mi ha chiamato a far parte del suo staff tecnico, prima alla società scorsa e adesso al progetto nuovo dell'Invictus, che è una famiglia che ha l'ambizione di far crescere i ragazzi. Noi non puntiamo subito a far diventare il calciatore professionista, però far curare un sogno, il divertimento, lo stare assieme. Infatti c'è una grande aggregazione da parte dei tecnici, dirigenti, calciatori e genitori. Quello è lo spirito principale che serve una società. La società non è solo fatto solamente di tecnici o di calciatori, ma è fatto anche dei dirigenti e soprattutto i genitori, perché i genitori sono, diciamo, la base principale, quella che ci permette di far allenare i ragazzi, e se i genitori non collaborano con la società, noi i ragazzi non li possiamo allenare. È una cosa importante. Io do sempre un applauso ai genitori, perché i genitori sono quelli che fanno sacrifici, i ragazzi fanno sacrifici tantissimo, e la società ci permette di dare quel contributo, di far crescere in modo sano, positivo e così, come si dice nello sport, magari lo sport nel calcio a volte dice il progetto vincere, no, non conta sempre vincere, conta anche divertirsi. Mister, il divertimento è la cosa principale che molti, qua c'è un nostro collega, ha ragione il mister, non conta sempre vincere, conta anche divertirsi, che i ragazzi devono divertirsi. Quando finisce una partita il ragazzo deve essere, dice, mister, mi sono divertito, e quella è la nostra vittoria. La vittoria sì, puoi vincere, puoi perdere, il calcio è fatto come altri sport, è fatto anche di risultati, ci mancherebbe, però diamo anche spazio a questi ragazzi che si vogliono divertire. Mister, il suo credo tattico qual è? Quale modulo adotta? Io, a me piace molto, diciamo, in base a quello che noi alleniamo, ma non possiamo dare una nostra impronta, però il mio è un 3-5-2. Difesa fatta da tre, gli esterni che avanzano nelle corsie per servire, diciamo, i due attaccanti, e poi perché no, perché oggi il calcio moderno fa sì che i centrocampisti si inseriscono per diventare i terzi e i quarti attaccanti. Noi abbiamo intervistato parecchi suoi colleghi, un po' tutti hanno un maestro tattico a chi si ispirano, lei? Io ho seguito tantissimo, a me piace il prodotto di Zeman, anche se Zeman faceva un modulo diverso, però negli ultimi anni, anche se Zeman ha potuto lasciare, è piaciuto molto il modulo di Antonio Conte, nonché juventino anch'io, ha cambiato il modulo della Juve, perché la Juve ha giocato per tanti anni 4-3-3, poi con l'avvenuto di Conte ha fatto il 3-5-2 con grandissimi risultati, 3 campionati vinti, e peraltro oggi Allegri, per poter vincere, sta utilizzando lo stesso modulo di Conte, e oggi la Juventus si è proposta di vincere il campionato per 4 anni, finalista alla Champions League, vuol dire che questo modulo ha funzionato. Mister, ambizioni e aspirazioni personali, qualche panchina più prestigiosa più in là, chissà? Guarda, io lavoro dal 2000 con i bambini, chiamati bambini perché per me sono bambini, faccio scuola calcio, settore giovanile, non mi nascondo che mi piacerebbe allenare qualche squadra grande, non so, non dico le società di città blasonate, però iniziare magari, non dico il prossimo anno, qualche annetto, di fare qualche altro campionato, magari eccellenza, promozione, e darvi qualche possibilità di poter allenare anche i ragazzi più grandi. Grazie. Gabriele, parlaci di questa gara, cosa te ne è parso? Ma il primo tempo ce la siamo giocata molto, molto bene, è finito 1-1, solo che al secondo tempo siamo crollati e abbiamo perso la partita, però ci siamo divertiti. Io stessa cosa, nel primo tempo abbiamo giocato bene, solo che poi nel secondo tempo non abbiamo avuto più le forze per combattere la partita nello stesso modo in cui abbiamo fatto nel primo tempo, però sono contento del gol che ho fatto io e mi porto sta soddisfazione a casa. State affrontando questo campionato per fare molta esperienza e per crescere. Per crescere, grazie al mister e tutti i compagni stiamo crescendo. Poi da dire anche che io e il Catalano giochiamo con gli allievi e cresciamo pure giocando con i più grandi. Poi qua questo campionato dei giovanissimi non sta andando molto bene, però noi ci divertiamo e cresciamo insieme a tutti. Parlaci di te, nome, cognome, età, ruolo, da quanto tempo giochi a calcio e con quale squadre? Allora, io ho cominciato a giocare penso 4-5 anni fa con la Cirezza Calcio,
Oggi faccio 15 anni e sono attaccante. Le tue caratteristiche principali in campo? La corsa, mi porto il pallone avanti e corro. Poi se colpisco bene in porta, bene per me, se no riprovo la prossima volta. Rapida schedaglia per te. Mi chiamo Gabriele Catalano, ho 14 anni e ho cominciato a giocare alla Cittadezza Calcio per 2-3 anni, sempre con i giovanissimi. Sono difensore centrale, le mie caratteristiche sono la corsa, il fisico e il rilancio. Passiamo adesso al mister di questa squadra, Mario Valastro. Mario Valastro, la ricordiamo, facciamo un rapido inciso, da calciatore, molte le sue esperienze. E rimbangare il passato a volte è bello o no? O forse si sente l'esperienza dei tempi andati? Mi sento vecchio purtroppo. Quanti anni ha, mister? Passiamo a dirlo. 50. E la ricordiamo, ha calcato campi di calcio anche importanti, è giusto anche farglielo sapere alle nuove leve? No, ma io non lo devo fare sapere a nessuno, non è questo il problema. Io devo insegnare ai ragazzini quello che mi hanno insegnato a me, devo trasmettere professionalità, devo trasmettere serietà, devo trasmettere anche l'aspetto atletico e tecnico sicuramente, però i ragazzi devono stare sempre con i piedi per terra, non devono, è giusto che devono sognare, ma è anche giusto che i piedi devono essere sempre ben piantati a terra. Mister, lei ha sposato il progetto della società Pianeta Catania, perché? Perché a volte nella vita, come si dice, dire sempre la verità a volte fa male, a volte non fa male. Niente, io sono stato gli ultimi 3 anni con la Cittadezza Calcio e mi sono trovato bene. Poi è subentrato alla Cittadezza il Milan, la scuola calcio Milan, per cui i nuovi, diciamo, padroni non mi hanno confermato. Per cui ho trovato altrove diciamo la possibilità di esprimere, di trasmettere la mia esperienza. Mister, cosa insegna a questi ragazzi principalmente? Principalmente insegno sicuramente che nella vita per arrivare alla meta bisogna fare tanti ma tanti sacrifici. L'altra volta un suo collega mi ha intervistato e gli ho detto una frase: secondo me uno su 1000 ce la fa. Per cui non è facile arrivare, non è facile stare dove è, perché a volte sì, uno arriva subito, scala la vetta, però poi arriva lì e si ferma, invece deve sempre combattere, deve sempre lavorare, deve sempre sacrificarsi per raggiungere gli obiettivi maggiori. Come trova il livello del calcio giovanile di oggi rispetto a quello dei suoi tempi? È un calcio più frenetico, è un calcio più agonistico, è un calcio più atletico, ma è un calcio molto meno tecnico. Forse anche colpa degli allenatori? Secondo lei c'è poco tempo da dedicare alle cose basilari e si punta subito al risultato? No. Oggi dicevo ai ragazzi io che gli allenamenti sono fondamentali. Uno si deve allenare 3 volte, 4 volte. 4 volte, 5 volte, si deve sempre allenare perché la strada per migliorarsi è questa, l'allenamento. Mister, lei ha avuto tantissimi tecnici nella sua lunga carriera, chi ricorda con più affetto e se c'è un tecnico al quale si ispira tatticamente? No, io mi ispiro a Zeman, ma non per il discorso tattico, per il discorso che in banchina parlo poco e vedo di più la partita, però non è importanza. Ho avuto la fortuna di essere allenato da Del Neri, conosciamo tutti chi è Luigi Del Neri. Cosa ricorda di quell'esperienza? Perché ai nostri amici telespettatori piace sentire queste storie di calcio giocato di un tempo? Quell'esperienza la ricordo benissimo perché ho fatto il capocannoniere in interregionale, in Serie D. E poi sono andato l'anno dopo da Cereale dove non ho purtroppo spiccato il volo. Per cui no, sono contentissimo, ripeto, di essere potuto allenare da un allenatore come Luigi Del Neri.
Ambizioni, aspirazioni personali, una panchina più prestigiosa? Ma non è questione di panchina, tutti come sognano i ragazzi, sogniamo anche noi, è inutile nasconderlo, vogliamo sempre migliorarci, vogliamo allenare nelle massime categorie, però uno deve stare sempre con i piedi per terra, non si deve montare la testa e... Per me oggi il Pianeta Catania è una società seria e che può andare avanti. E con questo auspicio del trainer Mario Valastro salutiamo i nostri amici del Pianeta Catania. Risultati del campionato dei giovanissimi provinciali Girone D, quarta di ritorno: Acibona Corsi Team Sport 0-4, Junior Acireale, Clan dei Ragazzi 2-7, Junior Catania Strength Fasano 3-0, Pianeta Catania Invictus 1-6. Hanno riposato il Città di Mascalucia e lo Sporting Trecastagni. In classifica in questo girone D, Team Sport al comando 36 punti, seguono Sporting Trecastagni 31, Junior Catania e Clan dei Ragazzi 24, Città di Mascalucia 18, Invictus 16, Junior Acireale 14, Strength Fasano 8, Pianeta Catania 3, Acibona Corsi 1. Prossimo turno nel girone D con le partite Clan dei Ragazzi, Junior Catania, Invictus Team Sport, Pianeta Catania, Junior Acireale, Sporting Trecastagni, ACI Bonaccorsi e Strength Fasano, Città di Mascalucia. Adesso parliamo di pallacanestro, in modo particolare della Polisportiva Alfa che ha vinto il girone della Serie D con 3 turni di anticipo e della Lazzur Catania del presidente Federico Cicero. Successo contro lo Sporting Club Adrano e vittoria matematica del girone orientale del campionato di basket maschile di Serie D con 3 turni di anticipo sulla conclusione della regular season. La Polisportiva Alfa non si ferma e continua la sua marcia incontrastata. A Leonardo da Vinci il team allenato dal coach Davide Di Masi ha piegato l'Adrano del tecnico Castiglione con il punteggio finale di 72-55. Partita mai in discussione, gestita bene dai giocatori alfisti, supportati da un caloroso e numeroso pubblico che ha gremito gli spalti della palestra dell'Istituto Leonardo da Vinci. I padroni di casa hanno comandato fin dalla prima palla a due, tenendo sempre a debita distanza nel punteggio la formazione ospite. Ottimo l'esordio dell'americano Core Ricardo White, che ha mostrato di possedere numeri importanti che possono essere di grande supporto per le difficili partite dei play-off. White ha anche deliziato il pubblico con giocate d'alta scuola e ha realizzato 20 punti nei 22 minuti in cui è stato impiegato. Risposte positive sono comunque arrivate da tutti i giocatori. Capitano Andrea Sacca e compagni hanno confermato tutte le loro potenzialità e adesso guardano con fiducia ai play-off decisivi per la promozione. Una grande soddisfazione per il presidente dell'Alfa, Nico Torrisi, che si gode la sua creatura. Complimenti a dirigenti, coach e giocatori per la prestazione e per aver conquistato matematicamente il primo posto nel girone con 3 giornate di anticipo, ha affermato a fine gara il numero 1 del club alfista. Raggiante anche il direttore generale dell'Alfa, Carmelo Carbone, che ha speso parole di elogio per la vecchia guardia da Marino a Sacca, Alberto Pennisi, Ricciardello, Catotti e Vetrano, sempre pronti a dare il massimo per la squadra. E tengono alto con il loro impegno il nome della Polisportiva Alfa. Un plauso anche a Famai e a Gottini, che di partita in partita mostrano di essersi inseriti al meglio nel gruppo. Il certosino lavoro dei coach Davide Di Masi e Salvatore Mina dà i suoi frutti. Importante anche l'impegno incessante del team manager Mario Litrico, che dà un contributo prezioso al progetto alfista. Carmelo Carbone ha ringraziato davvero tutti e adesso anche lui si concentrerà sugli attesi play-off. Contro lo Sporting Adrano, per l'Alfa, Pennisi e Alberto ha realizzato un punto, Catotti 3, Gottini 13, Sacca 7, Marino 2, Fama 6, Vetrano 8, Licciardello 12 e White 20. Per gli ospiti del coach Castiglione, Bulla 14 punti, Russo 8, Ricceri 10, Bascetta 2, Asero 7, Maurizio Grasso 10, Fiorito 4.
Risultati del campionato di Serie B di basket maschile, girone orientale, sesta giornata del girone di ritorno. Polisportiva Alfa Sporting Club Adrano 72-55, ACI Boracorsi Tre Mestieri 78-67, Invicta 93-100, Menzana Mascalucia 53-81, Grotta Calda Basket ACI Reale 76-70, ha riposato la squadra della Salus Sport Priolo. La classifica nel campionato di Serie D girone orientale vede la Polisportiva Alfa al comando con 22 punti, seguono Sporting Adrano 18, ACI Bonaccorsi, ACI Reale Grotta Calda 14, Salus Sport Priolo 12, Tre Mestieri 9, Mascalucia 8, chiude l'Invicta Caltanissetta ancora ferma a 0 punti. Prossimo turno nel campionato di Serie D con le partite Salus Sport Priolo ACI Bonaccorsi, il derby ACI Reale Polisportiva Alfa, quindi Sporting Club Adrano Invicta 93-100, Menzana Mascalucia Grotta Calda, riposerà il Tre Mestieri. Prestazione positiva della Lazur Catania nel derby catanese del campionato di Serie C di basket femminile. Il successo è andato alla Rainbow Catania, che ha così riscattato la sconfitta di Reggio Calabria contro la Viola ed è tornata al successo. Nella stracittadina, che una gara sempre attesa e molto sentita, la Lazur di coach Gianni Catanzaro non sfigura affatto, anzi, le giovani in canotta fucsia blu tengono testa alla rivale catanese che affianca in classifica la Viola Reggio Calabria in prima posizione. L'incontro si è chiuso sul finale di 80-61 per la Rainbow. Le due contendenti volevano vincere e fare bella figura sul parquet del Palacatania di Corso Indipendenza. Il tecnico della Rainbow, Gabriele Di Piazza, si è affidato nel quintetto iniziale alla Manna, Villaruel, Capici, Eric, ex della Lazzurro e Chiarella. In casa Lazzurro il trainer Catanzaro, che ha perso per infortunio fino alla fine della stagione con Darelli e Messina, non ha potuto disporre all'ultimo istante anche di Miceli e ha iscritto a referto solo 8 atlete. Il primo quarto di gioco è interlocutorio, si misurano le potenzialità dell'avversario, si procede punto a punto. La Lazzurro del presidente Federico Cicero sembra più motivata, ma la Rainbow non si può permettere di compiere un altro passo falso. Il primo parziale finisce sul 14-13 per le padrone di casa. Difese molto aggressive e chiuse, basse percentuali in attacco. Anche all'inizio del secondo periodo il match è combattuto, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, equilibrio spezzato solo dalle triple di Valentina Parisi e di Deborah Bruni, un'altra ex della Lazzurro, che sanciscono il più 9 per la Rainbow all'intervallo lungo. La formazione ospite tira fuori un terzo parziale con i fiocchi, sfruttando la vena realizzatrice di Lombardo e il predominio sotto le plance della rediviva Ristola. Ciò consente alla formazione lazzurrina di vincere il terzo periodo per 20-14 e iniziare così il quarto di gioco gomito a gomito con le più quotate avversarie. L'equilibrio continua anche all'inizio dell'ultimo tempino, ma poi la tripla di Parisi, la scarsa vena realizzatrice di Ricciardello, una palla persa da Caruso con il conseguente fallo antisportivo, i falli di cui sono gravate Ristola e Morabito, e la ritrovata verve offensiva di Villaruel consentono alle padrone di casa di portare a casa il match. Vediamo i risultati del campionato di basket femminile di Serie C del Girone Sicilia, la sesta di ritorno, Nova Basket Di Maiora Ragusa 39-59, Rainbow Catania Lazzur Catania 80-61, Stella Basket Palermo Santa Venerina 73-25, Cus Messina Viola Reggio Calabria 58-63, ha riposato la Rescifina Messina. La classifica vede al comando la Viola Reggio Calabria 24 punti, seguono Rainbow Catania 22, Cus Messina 18, Di Maiora Ragusa 16, Rescifina Messina 14, Stella Basket Palermo 10, Lazzur Catania Nova Basket Castellammare del Golfo 8, chiude il Santa Venerina ancora fermo a 0 punti. Prossimo turno vedrà le partite Viola Reggio Calabria, Stella Basket Palermo, Di Maiora Ragusa, Rainbow Catania, Lazzur Catania, Cus Messina, Rescifina Messina, Nova Basket, riposerà il Santa Venerina. Siamo giunti alla conclusione della 15ª puntata di Sport News di Sicilia Magazine.
appuntamento quindi alla prossima settimana con un'altra edizione ricca di sport e di altre novità. Alla prossima! Thank you.